Probabilmente l'avrà ripetuto chissà quante volte in questi giorni. Ci ripete in modo didascalico le modalità di contagio? Ma le modalità di contagio sono sostanzialmente legate alla trasmissione aerea. Attraverso, si chiamano delle goccioline di fluido, insomma delle goccioline che possono, a fronte di sternuti o colpi di tosse, trasferire il virus da una persona all'altra. La distanza a rischio è entro il metro e mezzo. Oltre il metro e mezzo non c'è. Ecco, si è sviluppato un grande dibattito, vedevamo purtroppo anche scienziati che litigavano fra loro, quelli magari pro Borioni o contro Borioni, cioè alzare al massimo l'allarme, chiudere tutto quello che si può chiudere e combattere decisamente. Lei che cosa ci dà come indicazione? Perché oggi emerge che l'Umbria deve restare comunque aperta. Ma l'Umbria continua a restare aperta in una vita complessivamente normale, con tutte le attenzioni che sono necessarie, ma non soltanto per questa epidemia, ma per i possibili contagi di influenza. Quello che diciamo continuamente è vaccinarsi contro l'influenza, e queste stesse norme vanno benissimo e vengono tenute in attenzione anche per l'influenza, che ha molta più diffusione rispetto a questo. Dato che parliamo con uno scienziato, siamo in grado di sapere se, quando e come arriverà il vaccino? Si sa nulla? Ma è difficile pensare che possa arrivare prima di un anno. Però colgo la domanda, perché stiamo, tra virgolette, combattendo sempre con alcune parti dell'opinione pubblica sulla validità della vaccinazione. Almeno in questo caso tutti chiedono il vaccino. Tutti d'accordo? Sembra di sì. Okay. Direttore, il leader dell'Umbro che è colpita da questa patologia, qual è il percorso? Allora, il punto fondamentale è se c'è stato un contatto con una persona che è stata riscontrata positiva, o una persona che gli è stata vicina, oppure qualcuno che arriva dalle aree a rischio. Cina, ma a questo punto anche i comuni della Lombardia e del Veneto. In questo caso si procede alla cosiddetta indagine epidemiologica, cioè a capire che contatti ha avuto, con quali modalità, e noi siamo in contatto con le altre regioni per capire esattamente le persone con cui è venuto a contatto se possono essere positive oppure no. Se non c'è stato questo contatto non si pone problema, se c'è stato questo contatto deve essere segnalato al Dipartimento di Igiene Pubblica, che appunto realizza questa indagine. Se è asintomatico viene mantenuto a casa in quarantena fiduciaria, se stando a casa e misura la febbre due volte al giorno, direttamente in contatto con i dipartimenti di igiene pubblica. Se compare una sintomatologia e gli viene ben spiegato a quali sintomi deve fare attenzione, ricontatta il dipartimento di igiene pubblica, che a questo punto provvede al percorso successivo. Sia se è leggero procedere al tampone pur stando a casa, se dovesse essere più grave all'ospedalizzazione e gli interventi successivi. Si può considerare il picco già di questo coronavirus o Covid-19, come viene definito? Lo stiamo vedendo giorno per giorno. È difficile in questo momento riuscire a capire l'entità di questa diffusione. Venerdì sera sembrava esplosiva, a oggi siamo a qualche giorno di distanza, sembra demarcata anche grazie agli interventi che sono stati adottati. Le strutture sanitarie regionali, a livello di dotazioni di materiale tecnico, sono a posto al momento o ci sono carenze, sono state segnalate, non so, carenze di tamponi, mascherine, liquidi igienizzanti? Allora, intanto grazie alla domanda, perché mi dà l'occasione per riscontrare una grande partecipazione da parte di tutti con grande senso del dovere, sia di medici di medicina generale, i pediatri, tutta l'organizzazione, i medici ospedalieri, i medici di continuità assistenziale. Esistono dei problemi di approvvigionamento dei cosiddetti sistemi di protezione individuale, che non riguarda noi, riguarda tutta Italia, e è stato emanato un decreto ministeriale proprio per imporre alle aziende produttrici di dedicare la loro produzione all'Italia
prevedendo una distribuzione adeguata anche tra tutte le regioni. Per cui, anche se non abbiamo in questo momento casi evidenziati, saranno tenute delle quote per consentirci di intervenire. In questo momento questo è il problema più critico. Ultimissima cosa, il cittadino che è un po' bersagliato da tante informazioni e ha febbre, insomma, qualsiasi cittadino, sia che venga nel nord che non venga nel nord, il messaggio qual è? Rivolgetevi al vostro medico di medicina generale? Allora, se non ha avuto contatti non può esserci un'infezione da coronavirus. Se ha febbre dipende l'entità, ma questo dipende dalle condizioni cliniche per motivare il ricorso al medico. Se è stato in una delle situazioni a rischio, bene, allora l'organizzazione dei medici di medicina generale, ma soprattutto i dipartimenti di prevenzione, che possono essere contattati e abbiamo evidenziato i numeri di telefono, sono a disposizione per aiutare a ricostruire il percorso che può aver fatto. Un'ultima battuta, almeno per me. Si riesce a capire come mai bambini e adolescenti si infettano di meno e allo stesso tempo potrebbero essere comunque dei vettori? Attenzione, un conto è parlare di infezione, mi permetto di sottolinearlo. Giusto. Un conto è parlare di infezione, un conto è parlare di malattia. È un virus contagioso, ma con un'espressione di malattia che è bassa e che si manifesta in modo grave soltanto in situazioni di persone particolarmente defedate. Quindi, per quanto abbiamo i riscontri epidemiologici, non è che i bambini si infettino di meno, anche le notizie cinesi, è che non sviluppano la malattia perché reagiscono a un sistema immunitario che consente di reagire in modo diverso. Grazie.